Let's fly now. Let's fly now. Finalmente, eccoti, tutto per me. Comunque, bando le ciance, ciance le bande. Ciao a tutti, Stelba, qui è Xencostar che parla. E oggi siamo qui con un primo e ultimo, perché sì, ultimo, unboxing di Pokémon Omega Ruby Limited Edition. Vedete? Vedete? Limited Edition, vedete? Se metto a fuoco magari si vede meglio. Sì, vedete? Limited Edition. E perché primo e ultimo di unboxing? Perché non voglio fare unboxing di altra roba, perché gli unboxing li ho sempre trovati inutili. Ma, e come ho detto prima sul mio profilo principale, io odio farmi le foto, ma per Pokémon, ma per un remake di Hoenn farei qualsiasi cosa. Allora, come si apre? Voglio evitare di rompere. Ah già, vi faccio vedere che è in inglese perché, ehi, hey, abito in Inghilterra, è ovvio che sia in inglese. Se io tipo ti poggio così, tu resti un attimo fermo, ecco. Non voglio romperlo perché è epico. Intanto vedete, osservate la mia bellissima immagine di sfondo che ho cambiato. Osservate, bellissima, bellissima. Non c'entra niente con l'unboxing, ma è bellissima e voi dovete vederla. Allora. Ecco, si è aperto. Purtroppo non ho la statuetta perché me lo sono fatto preordinare e mi è arrivato via posta. Quindi niente statuetta per me. Peccato. Ci ho sperato fino all'ultimo che me l'avrebbero inviata. Allora, cosa tiriamo fuori per prima? A quanto pare niente. Allora, la steelbox. Oh mio Dio, la steelbox, ragazzi. La steelbox. Bellissimo. No, dietro non l'avevo mai vista, lo dietro, bellissimo. Bene, come si apre da qui. Che devo fare tutto con una mano. È bellissima, ragazzi. La steelbox mi piace un casino. E ovviamente perché... Non chiedetemi perché, ma ovviamente assieme alla steelbox, dove dentro non c'è niente, ti arriva anche la custodia originale. Senso? Non chiedetemelo. Quindi, c'è questa cosa qui che ho sempre odiato, questa plastichina qui. Ecco, togliti. Lascia libero Hoenn. Tanto osservate la bellissima Mei, la bellissima Mei. Che è molto meglio in confronto al remake di Brandon. Cioè, davvero... Il remake, come hanno fatto Brandon, mi fa schifo. Se guardate la sua faccia, sembra un tardo. E infatti per questo sceglierò Mei come personaggio. E ovviamente la chiamerò Eve. Perché mai dovrei chiamarla Vera, oppure Mei, oppure Sapphire, dato che ho preso Omega Ruby. Osservate adesso come si apre la leggenda. Apriti. Oggi mi cade tutto a destra e a sinistra. Allora, aperto, spalancato, allora sta roba non mi interessa. Il gioco, che purtroppo non è... Come cavolo si chiama? Non è come Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo che è colorato di quel colore ma sono dettagli. Allora, c'è questa cosa che io ho sempre guardato, perché sì. C'è sempre una cosa che faccio. Allora, questo ce l'ho. Non ce l'ho e lo vorrei. Non ce l'ho. Non mi interessa. Ce l'ho. Ce l'ho, e come se ce l'ho. Non ce l'ho e non mi interessa. Mi interessa però, non mi sono mai piaciuti i giochi di Yoshi. E queste robe sono inutili. Cos'è sta roba qui? Nulla. Allora, ovviamente ciò che facciamo noi adesso è mettere tutta sta merda che non servirà mai a nulla qua dentro. Ecco. Chiuderla.
oh mio Dio ragazzi, state per vedere la stanza di X5. Pronti? Perché non so se siete pronti per vedere il casino. Tudum. Quello è il posto in cui andrai tu, perché mi sei inutile. Questo sì, è il coso che spruzza la vaniglia, è buonissimo. E lì ci sono i miei libri, la mia... come cazzo si chiama? Il mio coso, e questo sarà il posto riservato a Omega Ruby. E comunque sì, per registrare prendo sempre lo stesso, prendo sempre questo, per metterci sopra il bicchiere, tipo, vi faccio vedere, tipo, faccio una cosa così, lo metto con il Nintendo dentro la borsa, perché prima sono uscito volevo prendere un po' di punti Street Pass. Apriti però, sbrigati, muovete, sbrigati. Eccolo. Infatti ho anche incontrato qualcuno, e tipo io registro così, mettendolo qua sopra, sopra il bicchiere, che va girato così. Lo metto così e voi vedete. Ovviamente non posso mostrarlo, ma posso mostrarvelo con l'altro telefono, quello in cui non va la telecamera, ecco. Io registro così, in questo metodo così. È strano, ma funziona. E dato che tu non mi servi, torna al tuo posto perché... non devi tornare al tuo posto perché non mi serve adesso. Te, adesso ti chiudo. Dato che c'è la gente che mi dice che io devo collezionare le cose perché un giorno varrà un casino, ok? Mi metto a collezionare anche sta roba qui. E me la metto qua, sopra ad ogni cosa. Qui, sopra il mio libro di Lo Hobbit che non ho mai letto. E sotto ci sono i libri di Alicia Cruisi perché... Oh mio Dio, i libri di Alicia Cruisi sono... Per chi ama il fantasy sono... Sono... La potesi, sono il meglio. E quindi facciamo ciò che doveva fare la Nintendo, ma essendo la Nintendo pigra, non l'ha voluto fare, ossia questo, metterlo qua dentro. Incascati. Ecco. Guardate ragazzi, bellissimo. È bellissimo. Che odore ha? Un odore di nuovo, è bellissimo. È dannatamente bellissimo. È bellissimo. Bene, adesso farò una cosa online, ossia voi non vedrete niente perché sì, aprirò la Steam perché voglio essere veloce e farvi vedere la intro di Pokémon Omega Ruby e Alpha Zephyr che esce oggi il 28, quindi sì, non è spoiler, c'è già un aggiornamento, lo faccio dopo. Abbia software. Dovrei cambiare la luce, ma fa lo stesso. Beh, potrei farlo. A quanto pare no. Allora, gioca Pokémon Rubino Omega in italiano, ovviamente. Inizia il gioco. Oddio. Bellissimo. No, bellissimo la mia versione in 3D. Mamma mia, mi stanno risalendo i ricordi ed è la prima volta perché se non lo, voi non lo sapete, ma questo è il primo remake che gioco io, a cui ho giocato anche al gioco originale. Bellissimo. Fuck you Brandon, doveva essersi vero al tuo posto. Mi chiedo se ci sia la possibilità che esca Vera qua davanti, al posto di Brandon, perché per i video che ho visto c'è sempre stato Brandon. Pa, 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 Mega Camera Up, Mega Sarpedo, Groudon, Mega Blaziken, Mega, altri Mega. E Rocco Siffredi pronto, e... Din-din. Parabam, parabaram. Bam 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 bam. Rubino Omega Dudun. E con questo do anche inizio alla serie. In pratica, cosa farò in questa serie di Pokémon Rubino Omega? Farò vedere soltanto le lotte in palestra, le lotte contro allenatori così e le cose speciali. Comunque, no! Prof Birz, che bello vederti in 8-bit di nuovo. Ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono Bitz, volevo dire Birz.
Tutti mi chiamano Professor Pokémon. Questo è un Pokémon. Cosa cazzo? Cosa? Perché sei... Oh mio Dio! In questo mondo vivono creature che noi chiamiamo Pokémon. Per noi esseri umani sono gli amici fedeli e a volte dei preziosi collaboratori. L'Iron! A volte ci divertiamo a lottare insieme a loro. Aaron! Malgrado quanto loro regame, noi possiamo... sono molto segreti e ancora devono essere svelati. Shurumish! Poi Iena! Mai ti Iena? Tropius! Tonks, sei felice, eh? Che cos'è? Che cos'è? Che Pokémon è? Che Pokémon è? Che Pokémon è? Zorua! No, Tailu. Tailov secondo me si meriterebbe una terza evoluzione o una mega evoluzione, perché non mi sta bene il fatto che Tailov è l'unico Pokémon uccello che trovi all'inizio con soltanto un'evoluzione. Comunque, raccontami qualcosa di te. Sei un ragazzo o una ragazza? Allora, io sono un ragazzo, però dato che questo Brandon mi fa schifo, sceglierò ovviamente la ragazza. Ho capito, come ti chiami? Dato che non ho la cosa, allora Eve. Sì, lo so, sono un po' troppo fissato con Eve e me ne rendo conto anch'io. Ti chiami Eve, giusto? Sì, bene, guardala, bellissimo. Quindi tu sei Eve e stai trasbloccando ad Albanova, la mia città natale. Tutto chiaro? Bene. Allora, è tutto pronto. La tua personalissima avventura sta per iniziare. Forza, fatti coraggio e tu fatti nel mondo dei Pokémon, dove ti attendono sogni, avventure uniche e un sacco di amici. Allora, a presto. Vieni a trovarmi nel mio laboratorio Pokémon. Ci sono gli stessi suoni. Posso parlare? Una bambola di azzurro, il sudore fa tornare in mente dei bei ricordi. La Nintendo sa. C'è un logo Pokémon sullo scatolone, il marchio del servizio presso lo consegna Pokémon. Vabbè, esco, faccio la scena dell'entrata a casa e basta. Bello, bello, mi piace. Il cielo. Mamma mia, i ricordi ragazzi, i ricordi. No, è bellissimo, i ricordi. Mi stanno tornando in mente tutti i ricordi quando ho messo per la prima volta il gioco. No ragazzi. Eve, eccomi qui tesoro. Il viaggio in camion dei Crasvalchi deve essere stato faticoso. Questa è Albanova, ti piace? Sono appena arrivato. Arrivata. Questa è la nostra nuova casa, ha un po' d'aria antiquata, ma sembra davvero molto confortevole, non credi? Confortevole. E c'è anche una stanza tutta per te, forza, entriamo! C'è una stanza solo per me, c'è il salotto, la mia stanza e basta. Dove cavolo dormi tu, mamma? Dove? Me lo spieghi. Ehi, Eve, guarda, cosa ne dici? Non è bello qua? I Pokémon traslocatori si stanno occupando del trasloco e delle pulizie finali, che comodità. Machok, ok. Oh, grazie per il trasloco, avrei fatto un ottimo lavoro, infatti è tutto Machok. Questa battuta non la dovevo fare. Mi sono trattenuto ma non l'ho riuscito a fare. Ok, ok. Ti piacciono le oche, eh? Machok, ok. Eve, la tua stanza è di sopra, vai a vederla tesoro. Papà ti ha comprato un orologio per la tua nuova camera. Non dimenticare di regolarlo? Sai che ti dico mamma? Io ti dico che non me ne frego un cazzo, perché questo gioco me lo gioco da solo, me lo gioco come cazzo voglio io. Voi sicuramente non c'è nessuno che vuole vedere, che è interessato a vedere principalmente me giocare. Quindi io me lo gioco come voglio io, con le regole che voglio io, e vi farò vedere le cose principali. Quindi noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti. Allora ragazzi, io sì, avrei dovuto farvi vedere almeno le cose principali, tipo le rotte in palestra o altro.
Il problema è che io ho battuto Petra, senza rendermene conto, e quindi non posso farvi vedere le lotte in palestra, cioè dovrei iniziare già dalla palestra dei rubi e non mi piacerebbe. Penso che vi farò vedere, ormai non più tipo in palestra, ma tipo magari qualche scena divertente, se è vero che è divertente, magari la salvo prima, spengo, riaccendo, mi rifaccio la scena, registro. Così ci facciamo quattro risate. Ovviamente Super Quacro e Rocco è ovvio che ve li farò vedere perché se non vi faccio vedere Super Quacro e Rocco, allora sono lezzo, punto. Quindi ci vediamo con un prossimo video, non con un prossimo episodio, eh? Ciao. Ah, sotto se ci saranno delle immagini di Eve, perché sì, perché Eve è vita e Eve è amore.